A Regola d'Arte con Alessio Musella. Buonasera, sono sempre Alessio Musella, editore di Exit Urban Magazine e direttore di artinvestment.com. Oggi parliamo della comunicazione nel mondo dell'arte, ma la amplio un pochino anche a 360 gradi, per cui il concetto è proprio di comunicare. Allora, nel 2022, e comunque da qualche anno a questa parte, fortunatamente grazie ai social, che portano da una parte qualche cosa di negativo, però quando si parla di comunicazione lo trovo sempre qualcosa di estremamente interessante, anche perché hanno dato la possibilità, soprattutto nel mondo dell'arte, agli artisti di potersi promuovere da soli e per cui di avere e di scegliere arbitrariamente un proprio pubblico di riferimento. E questo è molto interessante perché in passato, quando non c'erano i social, la comunicazione degli artisti era prettamente legata a come si muovevano le gallerie di riferimento. Laddove poi un artista non fosse stato rappresentato da una galleria, diventava ancora tutto molto più difficile, perché a me è capitato di gestire una galleria in pieno centro Milano sui Navigli e c'era già internet, ma mi ricordo tantissimi artisti che sono passati in galleria facendo vedere i loro lavori ancora con le tavole o comunque con i vari iPad, nella ricerca di trovare comunque qualcuno che avesse una linea editoriale che potesse accogliere la loro creatività. E purtroppo spesso e volentieri invece queste persone, nonostante avessero un notevole talento, venivano rifiutate o comunque rimbalzate. Nella fattispecie cercavo sempre comunque di dare dello spazio alle persone che si presentavano, quantomeno per capire come indirizzarli al meglio, però questo è un altro discorso. Oggi, e tra l'altro, le gallerie ancora oggi hanno invece un problema contrario. Mentre molti artisti hanno cavalcato l'onda legata al discorso dei social, per cui sono stati in grado di crearsi un loro pubblico e anche un loro collezionismo, perché comunque ci sono tantissime persone che vanno a cercare quello che preferiscono a livello artistico attraverso i social e non per forza sono dei collezionisti o magari sono solo degli amanti dell'arte, e in alcuni casi sono anche dei galleristi. Perché? Perché comunque la rete ha permesso di poter accedere o poter visionare delle opere di artisti di tutto il mondo che magari, a meno che uno non vada a visitare le varie fiere internazionali, difficilmente sarebbe potuto andare a scovare. Per cui questo sicuramente è un vantaggio. Come dicevo prima, uno svantaggio cosa può essere? Che comunque, o meglio, uno svantaggio del passato, che l'artista spesso e volentieri non sapeva chi era il collezionista o chi era il pubblico al quale il gallerista andava a proporre le sue opere. Anche in caso di vendita, alcune gallerie non rilasciavano il nominativo all'artista. Questo per due motivi. Fondamentalmente uno è quello economico, e cioè preferisco gestire io l'artista in modo tale che non vada direttamente in contatto con il cliente finale, perché caso vuole che magari il cliente finale, avendo poi conosciuto l'artista, invece che passare dalla galleria vada direttamente dall'artista a chiedere un'opera, il che significa che salterebbe la galleria perderebbe una parte economica e sicuramente, andando direttamente dall'artista, pensano di spendere meno. E in alcuni casi è anche vero, perché la percentuale che si deve lasciare giustamente alle gallerie è abbastanza alta. Ma perché la si lascia? La si lascia perché? Perché le gallerie investono, in teoria, in comunicazione, investono, hanno un portafoglio clienti di un certo tipo e quelle serie sanno bene come gestire gli artisti, ok? E come anche farli guadagnare. Per cui è una sorta di tutela che le gallerie hanno nei confronti dei propri artisti. Ora, l'esclusività dell'artista è difficilissimo che una galleria ce l'abbia. Uno, per ragioni di territorialità, per cui di solito uno può avere una galleria a Capri, una galleria che lo rappresenta, una a Milano, una a Bologna. Perché? Perché fondamentalmente queste gallerie lavorano molto sul territorio. Per cui è vero che potrebbe arrivare un americano e vedere sui social e voler acquistare un'opera, ma fondamentalmente, per poter permeare al massimo il territorio, è giusto prendere delle gallerie che siano settorializzate, per cui Lombardia, Campania, Sicilia o quant'altro, perché è più facile lavorare. D'altro canto, però è vero che, come ho detto prima, quando si lavora sui social
l'attenzione di alcuni artisti, di alcuni collezionisti o stessi appunto galleristi può arrivare direttamente sull'artista e per cui questi lo contattano direttamente. E spesso e volentieri gli artisti chiedono fiducia e credibilità e correttezza alle gallerie. La stessa cosa fanno le gallerie nei confronti degli artisti. Mentre la galleria è più controllabile sotto il punto di vista della vendita, perché nel momento in cui vende un oggetto comunque deve render conto di quello che ha venduto all'artista, purtroppo non è la stessa cosa al contrario, perché ci sono tantissimi artisti che fanno finta di niente e poi però di fronte a una richiesta privata non informano neanche le gallerie e vendono tranquillamente le proprie opere con un prezzo ribassato rispetto al coefficiente, per cui fanno cassa, però in questo caso cosa succede? Che rovinano il mercato, perché comunque se c'è un prezzo, un coefficiente da seguire, quello è il punto di riferimento, poi uno può decidere gli sconti, però se uno lo fa in maniera arbitraria, ovviamente se io compro un'opera a 5.000 euro in galleria e vado direttamente dall'artista e l'artista mi chiede 2.500 euro, capite che il sistema va a inclinarsi e non è carino. Per cui tornando al discorso della comunicazione, cosa succede? Che la comunicazione ottima che ci sia, però la correttezza deve essere fondamentale dalle due parti, sia dalla parte della galleria che dalla parte dell'artista, perché altrimenti tutto si va a stoppare. Buona serata. Avete ascoltato A Regola d'Arte.